Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho già di nuovo a vedere i miei stickers, che ne ho tantissimi, veramente tanti. Questo è mio personale, tutto mio. Questo invece lo condividerò con i miei amici, però in questo periodo è mio. Anche perché lo devo tenere per un mese, ma con questa situazione, dettagli. Allora, iniziamo con il mio vero album di stickers. Qua ci sono quelli degli animali che a me piacciono veramente un mondo. Ce li faccio vedere con i cagnolini, veramente a me piacciono tantissimo. Con questi qua anche che si grattano, che addirittura questi ce li ho da 2 anni. Cioè, questo album ce l'ho da 2 anni, mentre quello da 1. Cioè, gli stickers, questi qua ce li ho da un sacco di tempo. Però adesso non lo sto continuando, però altrimenti facciamoci un video. Quali sono i cuoricini? E qua ci sono quelli zampine e robe del genere. Le targhette di solito. Qua ci sono quelle natalizie. Qua ci sono il cibo in generale, frutta, verdura, dolci, pesce. Qua c'è la mia seconda parte preferita, quelli degli unicorni che ci ho messo tantissimo a collezionarla. E anche qua ci sono quelli dei gatti che l'avevo messo di là per fare uno spazio a parte. E qua il mio preferito che è il vitellino, il mio sticker preferito di tutti, il vitellino. Qua ci sono anche quelli con gli occhietti qua che si muovono. Provo a staccarne uno, vedete? La cozza. Ha perso anche un occhio per colpa di una mia amica. Ok, questo è il primo pacchetto, cioè il primo super mega quadernone con la farfallina. Qua invece ci sono i miei pandini con tantissimi anche cose, questa cosa varia qua, che questo qua è l'album dei miei amici, qualcosa sono messo dentro anch'io, ma molto anche loro, soprattutto Davide. E allora qua ci sono questi qua che sono quelli morbidosi. Qua ci sono quelli che si illuminano al buio, che sono veramente belli, che poi li testerò in un video. Qua ci sono i cuoricioni, quelli veramente love love love. Qua altro cuoriccio, no, sono sempre gli stessi. Ah, dettagli. Lol. Qua ci sono gli scheletri, che a me piacciono veramente tanto gli scheletri. Anche da Halloween ho vestito da scheletro. Qua invece abbiamo le lettere. Prima ne avevamo veramente tantissime, ma dopo le abbiamo scambiate con altri stickers, perché nella nostra classe si facevano gli scambi, si fanno ancora gli stickers, soprattutto nel periodo natalizio, negli ultimi giorni di scuola. Scusate se avete visto la cosa blu, ma la mia telecamera ha una copertina blu. Qua ho, come che si chiamano, ho le caramelle, i dolci, la frutta in generale e anche le robe di Pasqua. Qua invece ho le cose totalmente a caso che non sapevo dove, non sapevamo dove mettere. Qua ci sono i veicoli, tipo macchine, scuole, bus, navette. Ditemi se da voi si chiamano scuola bus o happy bus. Da noi si chiamano scuola bus. Poi qua ci sono le bollicine, cioè il sapone in generale. Qua ci sono i natalizi anche qua. Qua ci sono quelli molto preziosi, questi qua. Cioè, aspetta che ho saltato, che non. Ecco, questi qua. Sono tre. Qua invece ci sono le anatrelle, anatroccoli. Cioè, le anatre in generale. Metti a fuoco, grazie. Ok, vabbè, non voglio mettere a fuoco. A fuoco. Che sarebbero queste le anatre adesso? Che si vedono un po' meglio. Ok, bene, sono finiti. Poi abbiamo altre pagine qua, vedete i miei sticker. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like, perché mi impegno veramente molto a fare i video, ma anche se sono all'inizio non hanno tanti risultati.
iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento se vi va, che anche a me fa molto piacere. Andatemi a seguire su TikTok, dico.09.dog. Ciao!